Buongiorno a tutti. Allora, vediamo oggi la procedura per installare il serbatoio in carbonio ove presente il serbatoio alluminio. Premesso che per togliere il serbatoio alluminio bisogna aumentare la vite dell'handguard e successivamente sotto la vite del serbatoio e viene via tutto insieme, perché i serbatoi comprendono il serbatoio e il regolatore di pressione incorporato. Quindi quando allenteremo questo nei serbatoi lunghi viene via tutto. Ora invece vediamo come si monta questo qui, come si installa questo. Procedura 1, un po' di grasso, pochissimo, si sporca le dita e lo si pone nella guarnizione di tenuta e un po' sul filetto. Nel serbatoio in carbonio rimuoviamo il tappo che protegge dalla polvere e andiamo a posizionare questo. Semplicemente a mano, senza ausilio di alcun utensile. Perché la tenuta in questi serbatoi è data dal fondo corso ovviamente e poi successivamente quando l'aria entrerà nel serbatoio porterà ad ingrandirsi, a gonfiarsi la guarnizione e farà la sua tenuta dovuta. Una volta tolto il serbatoio bisogna posizionare sempre in maniera corretta l'uscita dell'aria rispetto a la transfer, quindi l'aria esce da qua e deve essere in corrispondenza a ore 12 su l'uscita della canna, ok? L'handguard che sarà montato prima prevede già lo scasso per il manometro. Quindi abbiamo montato l'handguard, monteremo poi in posizione corretta, è già tutto allineato e non c'è nulla da fare, semplicemente puoi mettere la vite che blocca su questa nicchia qua, il grano che passa sotto blocca qui. Il procedimento è davvero semplice. Si mette l'aria una volta preparata e montata sull'arma, non si mette l'aria prima. Vai, buon lavoro.